L'inserimento dei privati è fondamentale nella complessa vicenda di Acciaierie d'Italia, così come è fondamentale che insieme al piano di ripartenza decolli una vera riconversione energetica. Solo così l'acciaio prodotto a Taranto sarà competitivo. Sono queste le riflessioni del sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere sul caso Ex-Silva. È stato ospite della trasmissione Filodiretto di oggi, durante la quale il primo cittadino ha ricordato di aver avuto rassicurazione da due dei tre commissari nominati per l'amministrazione straordinaria dell'ex colosso siderurgico. C'è un impegno da parte del, dei commissari e del governo per cercare di presentare un piano industriale e per intervenire economicamente per far ripartire la produzione. E I commissari stanno lavorando per, per costruire una manifestazione di interesse e, e, e si vedrà poi quali saranno i privati spero che ci siano i privati cordate private per intervenire nel, nella proprietà del, dell'ex Silva. Rocchino Moliere ha incontrato Fiori e Tabarelli, l'altro commissario è 40, in occasione della recente messa celebrata dal vescovo Guido Marini all'interno dello stabilimento novese, un appuntamento fisso voluto sia per le festività natalizie che per quelle pasquali. La riconversione energetica costa tantissimi soldi e ci vogliono più di 4 miliardi di euro. Per eh, attuare questa riconversione. Quindi i tempi sono stretti e, e gli impegni sono tanti e sono anche gravosi. Quindi eh, mi auguro che la fiducia che ha voluto esprimere in quel, nella scorsa settimana l'ingegner Fiore, uno dei tre commissari, sia una fiducia eh, come dire, ehm, che possa poi eh, attuarsi in atti concreti ed è quelli che stiamo, sono quelli che stiamo aspettando. Sul fronte del cosiddetto decreto salva indotto invece nessuna delle misure previste risulta al momento attuabile.